a lui, maggio-giugno del 2021, sono stato, perfetto, grazie, sono stato nominato assessore al comune di Montelabate, me l'ha chiesto insomma la sindaca Cinzia Ferri, che tra l'altro vi porto i suoi saluti. Da subito, insomma, il primo giorno il vice sindaco Luca Faroni mi vuole fare una sorpresa e mi porta appunto nel tetto della scuola media di Gioacchino Rossini, da lì c'è Rossini, dove appunto stavano in quel momento installando un impianto fotovoltaico. Parlo di maggio 2021. Subito ho guardato quell'impianto fotovoltaico e ho detto: qua Luca, ci facciamo una CER. Lui chiaramente due occhi così, perché cavolo è una CER, ripeto, maggio 2021. L'ho spiegato, insomma, ho spiegato il progetto alla giunta, al consiglio comunale, chiaramente insomma è stato accettato da tutti, e da lì sono partito per riuscire a, appunto a mettere su questa comunità energetica. Sapevo ed ero assolutamente consapevole di ciò che mi stava aspettando, visto che insomma al momento eravamo, forse anche tuttora, un po' dei pionieri, perché almeno quella volta proprio nessuno l'aveva messa su, se non un piccolo comune in Piemonte, Magliano Alpi, tramite l'ex senatore Girotto. Mi ha dato i contatti di questo sindaco, e a quel punto insomma è cominciato tutto l'iter per riuscire a costituire anche da noi, e quindi con l'aiuto assolutamente del sindaco di Magliano Alpi, con il suo gruppo di lavoro, abbiamo iniziato a mettere su insomma questa comunità energetica. Questa è una slide, avevo preparato una presentazione a luglio del 2021 per Lega Ambiente Marche, ma aveva chiesto insomma di relazionare un incontro di Lega Ambiente Marche, e portai una parte di questa presentazione, perché poi dopo nei mesi le slide sono diventate da 10, non ve le farò tutte questa sera, ma ci mancherebbe altro. 170 MTEP, quando proposi questo numero all'allora, insomma, durante legamente Marche. Perdonami se ti interrompo, mi devi scusare. Noi online ovviamente non riusciamo così a visualizzare la presentazione, ti dovrei chiedere la cortesia di poterla condividere appunto attraverso la piattaforma Zoom. Di basso troverai. Tecnico. È semplicissimo, per questo guarda, c'è un riquadro verde, condividi schermo. E quindi la possibilità di poterla condividere anche online e poterla vivere così tutti insieme. Eccoci, perfetto. Grazie. Questo numero a me non faceva, ripeto, siamo a luglio del 2021, non c'era per molti, nemmeno nell'anticamera del cervello, quello che poi sarebbe arrivato, cioè la crisi energetica, e già allora dicevo che questo numero non doveva farci dormire la notte. 170 MTEP, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, poi lo andrete a cercare su internet cosa significa, comunque tutto il vettore energetico che consuma sistema Italia. La benzina che mettiamo nell'autovettura, il gas che entra per riscaldarci casa, e tutto quello, l'energia elettrica, e tutto quello insomma che consuma. Sono 170 MTEP. Come vedete, l'80% è di importazione estera. C'era da essere preoccupati già da allora, lo eravamo in pochi. Però adesso non mi va avanti. Pagina sotto. Adesso non mi va avanti. Ecco, ok, perfetto. Regione Marche, la Regione Marche l'abbiamo evidenziato in una mozione depositata qualche settimana fa in Consiglio regionale, proprio su questi argomenti. La Regione Marche, la nostra regione, un disastro, la peggiore in Italia. Abbiamo un 68% di deficit di energia elettrica, cioè fra quello che produciamo
e quello che importiamo siamo sotto del 68%, ripeto, la peggiore in Italia. Se, e parliamo di energia elettrica, se poi parliamo di tutto, siamo a meno 99, quindi immaginate come siamo messi. Quindi insomma la nostra regione dovrebbe veramente fare uno sforzo anche a livello proprio nazionale rispetto alle altre regioni. Quel poco che produciamo, forse questa è l'unica cosa positiva, arriva quasi esclusivamente da energia rinnovabile, centrali idroelettriche e in particolar modo gli impianti fotovoltaici. Purtroppo non sono gli impianti fotovoltaici delle vostre case, sono gli impianti fotovoltaici installati a terra e che tanti hanno criticato in questi anni, installati a terra da insomma chi in quel momento ha saputo utilizzare i finanziamenti, gli incentivi negli anni 2009-2014, per questo ha dato i tanti impianti fotovoltaici a terra che ci sono effettivamente nella nostra regione, ma sono quelli, sono quasi esclusivamente quelli che riescono a ridurre quel deficit incredibile che abbiamo. Sappiamo che le forme per fare energia dalle fonti rinnovabili sono le classiche, macroeolico, le centrali idroelettriche, questo argomento è quasi saturo nella nostra regione, ma diciamo in Italia, cioè quella di utilizzare l'energia prodotta dalle centrali idroelettriche, rimane il fotovoltaico. Il fotovoltaico a terra sappiamo che ci dà fastidio, ci distrugge il naso, ultimamente in regione è stato proposto proprio nella provincia di Pesaro-Urbino, a Fano, è stato proposto un grosso parco agrovoltaico e lì insomma già si sono scatenati i cittadini, le amministrazioni comunali, l'amministrazione regionale, però ricordiamo sempre quel meno 68%. Quindi cosa ci rimane? Almeno gli impianti fotovoltaici installati sui tetti delle case. E lì la comunità energetica. La comunità energetica, come ci hanno raccontato sia Tamburano sia Girotto, è qualcosa di straordinario, veramente quando l'ho conosciuta me ne sono, all'inizio me ero rimasto un pochino perplesso perché non avevo capito il meccanismo, poi me ne sono innamorato, perché è una legge veramente semplice, l'unico limite è la fantasia di chi insomma la vuole installare, perché come vedete da questo schema si può fare tutto con tutti, e cioè ad esempio l'azienda agricola che trovate in basso a sinistra può mettere, può fare, può costituire una comunità energetica con un condomino, uno di un condominio che abita magari a 10 km di distanza. Quindi l'azienda agricola con un solo condomino di un condominio può fare la propria comunità energetica. E quindi da lì immaginate tutto quello che insomma è possibile fare. Come l'abbiamo fatta noi? Come vi ho detto prima, la nostra è nata con l'impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola Rossini. Abbiamo fatto, come deve fare un'amministrazione, le manifestazioni di interesse, insomma tutti i passi che ci sono obbligati dalla legge, prodotto zero. Non si era avvicinato un cittadino per appunto entrare a far parte della nostra comunità energetica. Un giorno ci siamo insomma confrontati con la giunta regionale e abbiamo proposto di fare un incontro con i cittadini. L'abbiamo fatto, era agosto 2021, a fine d'agosto, l'abbiamo fatto nello spiazzale della scuola, appunto dove c'è installato il tetto. E fu veramente una bella esperienza, ma soprattutto un successo. Uno degli ultimi cittadini, delle ultime domande che mi fece un cittadino fu: ho capito, assessore, ma alla fine quei 7-8 che insomma dovranno entrare a far parte, perché in base alla potenza installata avevamo deciso di far entrare 7-8 utenze, come li scegliete? Chiaramente l'avevamo già previsto, la risposta è stata: i primi che arrivano indipendentemente dall'ISEE, perché in questa fase non puoi nemmeno stare a guardare insomma le sottigliezze, e quindi abbiamo detto i primi 7, 8, 9 che entrano, quelli insomma faranno parte della comunità energetica. Il giorno dopo, alle 7:30 del mattino, me l'ha raccontato l'usciere del comune, c'erano davanti al comune, alla sede,
quattro cittadini con le bollette, i documenti in mano, perché volevano entrare a far parte. Nell'arco di 3-4 giorni praticamente avevamo chiuso il bando delle comunità energetiche. Questo per dire che se poi dopo con i cittadini ci si parla, gli fai capire le cose... Grazie. Alla fine le persone recepiscono. Quella sera, tra l'altro, in collegamento invitavo sia Girotto sia il sindaco di Maglianapi, quindi fu un lavoro di squadra che ci permise di arrivare a questo. Tutto bene fino a quando non ci siamo scontrati con la burocrazia. E questo, quindi, direttiva scritta benissimo, come ci hanno detto prima. Legge nazionale altrettanto scritta bene, ma poi dopo, quando sei sul campo, ti devi scontrare con regole, regolette, regoline, che tra l'altro si contraddicono fra loro, che è qualcosa di devastante. Sono 8 mesi che lotto contro l'illogica delle cose, perché così è. Vi faccio un solo esempio, il primo. Occorre sapere prima le utenze che sono collegate, i contatori che sono collegati alla stessa cabina secondaria, o almeno fino con la normativa attuale, poi con l'area 2 questo è superato, occorre saperlo prima. Però come può fare un'amministrazione comunale, tra l'altro una manifestazione di interesse, che deve andare a cogliere 7-8 utenze su 500, 800, 1000 utenze? Impossibile, diventa una cosa, non si poteva fare. No, in quel modo, come lo richiedeva il regolamento del GSE, non si poteva fare, perché tu devi fare richiesta a Enel distribuzione prima. Allora anche lì il solito modo di lavorare che ci tocca per forza, non ho problemi ad ammetterlo, superarlo all'italiana, e quindi abbiamo contattato tramite l'ufficio tecnico l'omino, l'operatore che viene a aggiustare sempre le sottocabine, quello di Enel distribuzione: facci il favore, dici almeno quali sono le vie collegate alla stessa sottocabina dell'impianto fotovoltaico della scuola, almeno andiamo, circoscriviamo, perché sennò non possiamo chiedere all'intero comune, a tutti i cittadini. Ce l'ha fatto, ci ha fatto la cortesia, dati che non sono nascosti, quindi ce la potete dare, e lì siamo andati anche lì a colpo sicuro. Insomma, una serie di questioni che ti ritrovi continuamente a avere a che fare, non per una legge scritta male che invece è scritta benissimo, ma per i regolamenti che ci sono stati successivamente. L'ultima, oggi infatti qua sinceramente non arrivo nemmeno tanto sereno, perché l'ultima, che è una mail che ci è arrivata venerdì pomeriggio dal GSE, dove praticamente ci contesta proprio GSE e nel distribuzione, sono praticamente due rami della stessa cosa, ci contestano che quel documento che avevamo presentato all'inizio, costretti a presentarlo, perché prima di iniziare tutto il percorso devi sapere chi sono le utenze che si dovranno lanciare alla stessa sottocabina, ci dice quel documento ce l'avete presentato non in ritardo, è scaduto in anticipo. Quel documento per loro stessi è scaduto, perché ha un tempo di 180 giorni, che è qualcosa che non c'entra nulla. È come se, cioè, quindi io ora devo andare a Enel distribuzione a rifare la stessa domanda: scusa, mi puoi dire, come me l'hai detto 6 mesi fa, un'altra volta, che quei contatori sono collegati alla stessa sottocabina? Se Enel mi risponde: assessore, sei un deficiente, me l'hai già chiesto, tu hai detto di sì, tu hai detto fanno solo che bene, però io devo fare questo, perché per il GSE quel documento che mi ha dato Enel distribuzione ha un tempo limitato di 180 giorni, come se poi dopo, non so, il comune è stato preso e trasferito da qualche altra parte, le intere vie o la scuola le abbiamo portate in un altro comune. Questa è la follia della burocrazia italiana. Certo, non è una cosa che questa chiaramente ci ferma, abbiamo messo subito, insomma, subito venerdì sera con il tecnico ci siamo confrontati, lunedì mattina mi toccherà fare veramente questa richiesta in distribuzione, probabilmente prima li chiamo e gli dico: scusate, non è che sono, non siamo scemi noi, ma è il GSE che vuole una cosa del genere. Comunque, per dirvi che non tutto, purtroppo, nonostante le leggi fatte bene, scritte bene,
burocrazia e i vari regolamenti e regolamentini che a mio avviso servono solo per far sì che certi funzionari abbiano un senso in quel posto là, perché sennò altre spiegazioni. Prego.